Io sono Sara Minghini, sono il secondo allenatore di questo gruppo di Under 16 che quest'anno ha affrontato un campionato di Under 16 e un campionato di seconda divisione. Si tratta di un gruppo che è rimasto lo stesso nel corso degli anni, sono già 3 anni che questo gruppo si allena insieme. È un gruppo unito che ha dato molte soddisfazioni, soprattutto quest'anno nel loro campionato di categoria, che è il campionato di Under 16. Nel loro campionato di categoria siamo molto soddisfatti dei risultati che hanno raggiunto. Il campionato di seconda divisione è un campionato un pochino più tosto, possiamo dire, e se la sono cavate comunque molto bene, soprattutto perché hanno disputato diverse gare nel corso di 4 mesi, facendo anche 2 o 3 partite alla settimana, e sono ancora qua che si allenano e siamo molto soddisfatti. L'impegno è sicuramente tanto, perché come vi ho già detto hanno svolto 2 campionati impegnativi e continuano ad essere presenti in palestra, a farlo con impegno e con passione, che è la cosa che ci interessa di più e che ci piace molto di questo gruppo. Nonostante anche tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici che hanno, continuano a partecipare, e non solo, partecipano anche al loro gruppo sportivo scolastico, quindi siamo molto soddisfatti di tutto quello che loro stanno dando a loro e dei risultati che hanno ottenuto. Beh, abbastanza bene, con una serie di, diciamo che sono stati positivi i risultati, i ragazzi, è un bel gruppo, hanno lavorato bene, quindi siamo riusciti a ottenere, secondo il mio punto di vista, risultati superiori alle aspettative, a ciò che potevamo ambire. Adesso c'è un po' di calo, dovuto probabilmente alle feste e ad alcuni infortuni che abbiamo avuto durante l'anno, per cui abbiamo alcuni problemi in organico, insomma, e i risultati non sono più i medesimi. Nel 2018 abbiamo fatto il campionato, abbiamo terminato, abbiamo lavorato bene all'inizio, e poi c'è stato un calo anche lì dovuto al fatto che poi le ragazze facevano l'allenamento con la prima divisione e l'anno 2018, per cui era un po' difficile metterle assieme. Si sta facendo un buon lavoro, le ragazze rispondono bene, vogliono fare sport, vedo che hanno c'è questa grossa aspettativa dalla società e da questo sport che è in evoluzione, perché non dimentichiamoci che siamo campioni del mondo, insomma, di pallavolo femminile. È un movimento che è in crescita e spero continui a crescere progressivamente. Insomma, stiamo facendo un buon lavoro di base a livello di scuola elementare e di scuola media, per cui abbiamo anche qui delle prospettive buone per gli anni prossimi.